Buongiorno ragazzi, oggi parleremo del crepuscolarismo. Noi abbiamo visto che a livello letterario, diciamo che la letteratura italiana del Novecento è tutta figlia di un precedente o comunque di un movimento molto importante che va sotto il nome di decadentismo. Il decadentismo fu quella corrente culturale che caratterizzò il passaggio fra 8 e 900. Parole chiave di questo movimento furono appunto intuizione, mistero, occulto, inconscio, dubbio, parola simbolica. E tutte queste parole contribuiranno a creare, insomma, a dare materiale e stimolo a tre movimenti letterari, in particolare appunto il crepuscolarismo, il futurismo e l'ermetismo. Quindi dobbiamo pensare al decadentismo come a diciamo la matrice, la base da cui si sviluppano questi tre movimenti culturali successivi del Novecento. Crepuscolarismo avrà per protagonisti autori come Gozzano e Corazzini. Il futurismo, autori che poi studieremo come Govoni e Marinetti, l'ermetismo, Ungaretti, Montale e Quasimodo. E se è vero che appunto dal decadentismo si origineranno tre movimenti culturali, è anche vero che dalla stessa matrice decadentista nasceranno anche approcci diversi alla vita o comunque atteggiamenti, differenti e modelli umani diversi. Saranno soprattutto due i modelli umani che si contrapporranno alla fine del decadentismo, l'atteggiamento proprio degli esteti e dell'atteggiamento superomistico che vede appunto nel culto della bellezza, delle esperienze travolgenti e degli eccessi, diciamo l'obiettivo, appunto dell'esistenziale, simbolo di questo atteggiamento è appunto D'Annunzio e il dannunzianesimo. Questo atteggiamento è un atteggiamento favorevole, come abbiamo visto, al nazionalismo in politica. La seconda strada, la seconda via che può scegliere l'uomo in questo frangente storico è quello appunto dell'angoscia e del ripiegamento. Questa strada venne tracciata, seguita soprattutto da due autori, Pascoli e Pirandello. E vediamo appunto come nella slide riportato vi è un disagio esistenziale che porta appunto ad un ripiegamento in se stesso del poeta che vive con angoscia la vita che è caratterizzata da un forte disagio esistenziale. Vedete come anche la psicologia inizia ad affacciarsi nella pagina scritta. E andando avanti, adesso riflettiamo appunto il passaggio a questa nuova temperie culturale, a questo nuovo movimento letterario, il crepuscolarismo. Come vedete il titolo di questa slide, dall'angoscia al crepuscolarismo, proprio seguendo questa seconda strada opposta al superomismo, che vede appunto nell'angoscia e nel disagio esistenziale, la propria via, si giunge alla poesia crepuscolare. Di che cosa è fatta questa poesia? Di parole dimesse, di situazioni quotidiane, di ambienti familiari, che appunto vengono poi bollate anche a livello di critica letteraria da un noto studioso, appunto Giuseppe Antonio Borgese. Costui nel 1900, dovendo definire appunto la poesia di questo gruppo di poeti appunto che si affacciavano sulla scena letteraria italiana, scrisse: "La poesia italiana si è spenta, si spegne in un mite e lunghissimo crepuscolo, cui forse seguirà la notte. La grandezza passata è un fatto compiuto e l'opera di questi giovani è una voce crepuscolare, la voce di una gloriosa poesia che si spegne." Allora, quando ti afferma questo, Borgese a che cosa si riferisce, ragazzi? Si riferisce appunto al ruolo fondamentale che aveva avuto di lì a pochi anni, appunto D'Annunzio. D'Annunzio si era eretto, insomma, nella scena politica e culturale come il poeta vade, il poeta che indirizza le folle, la massa verso ideali alti, verso atteggiamenti eroici. Appunto, ideali eroici che adesso non vengono più presi in considerazione dai poeti crepuscolari. L'eroismo
il gesto eroico, il gesto ad effetto non è più nelle corde di questi poeti. E con la metafora del crepuscolo, Borghese vuole indicare lo spegnimento della parola. Dominano toni tenui, smorzati, di poeti che non avevano emozioni particolari, da cantare se non la malinconia. È proprio la malinconia, questo tono dimesso, questo chiudersi un po' in se stessi o in disparte, che fa particolare questa poesia, una poesia che appunto rifiuta il dannunzianesimo e il superomismo, e lo fa facendo leva su che cosa? Appunto sull'ironia, sul mezzo dell'ironia. Crepuscolare è dunque la poesia di questi poeti che concordano nel rifiutare la forma poetica, eroica e sublime. Perché crepuscolo? Appunto, il crepuscolo ci fa immaginare appunto lo spegnimento, no? Dell'idea, ma anche dell'azione. Ovviamente la metafora attinge a piene mani dagli aspetti naturali, no? Che cos'è il crepuscolo? Il crepuscolo è quel momento della giornata in cui la luce cede al buio, no? E dovendo vedere appunto il percorso della luce, insomma, nella giornata di una persona, è facile anche un parallelo tra queste fasi e appunto le fasi che ha attraversato la letteratura italiana. E nella prossima slide cercheremo di vedere proprio questo. La parabola della poesia italiana al mattino, che può essere identificato insomma con l'azione, la scrittura delle tre grandi corone, Dante, Petrarca e Boccaccio, segue il mezzodì, a cui viene assimilata l'immagine di Boiardo, Ariosto e Tasso. Al mezzodì segue il primo meriggio, di Goldoni, Parini e Alfieri. Il vespro, con i suoi toni già diciamo leggermente offuscati, coincidono con la poesia e la scrittura di autori come Foscolo, Manzoni e Leopardi. E solo a questo punto si può parlare di crepuscolo della letteratura italiana, qualcosa che appunto prefigura la notte e con sé porta anche diciamo, lo strale, il messaggio, il segno della morte stessa. Andando avanti, guardiamo le caratteristiche, i temi di questa poesia. Li leggiamo insieme. Queste poesie sono caratterizzate da ambienti modesti, situazioni tristi, quotidianità e fatti banali. Vedete come si contrappone al dannunzianesimo, al gesto eroico. Qui non c'è nulla di eroico, ragazzi. Il poeta crepuscolare rifiuta i toni alti e cerca di ascoltare le sue più intime emozioni, creando una poesia dimessa che fa dell'ironia il suo strumento preferito. Due parole chiave: infanzia e rifiuto della storia. L'infanzia perché? Perché nell'infanzia, diciamo, il poeta trova, diciamo, un riparo, un posto sicuro, al riparo dalle tensioni del momento. In più, il poeta, crepuscolare non ha un posto nella storia, non conosce la storia, non ci si identifica, tant'è che finirà per chiudersi in disparte, in un angolo, ad osservare con uno sguardo, distaccato e ironico, la realtà quotidiana. L'unica alternativa è la nostalgia appunto per l'infanzia e il rimpianto per ciò che è stato. Come possiamo ben capire, siamo di fronte alla fine del cosiddetto poeta vate di dannunziana memoria. Il poeta non è più una guida, un capo che eroicamente indica la strada al suo popolo. Rifiutando la storia, non avendo una linea politica o un'idea a cui affidare i propri sogni, i poeti crepuscolari si scelsero un posto in disparte, separato dalla vita, per osservare. I poeti crepuscolari si vergognano di qualsiasi legame con D'Annunzio e col superomismo. I poeti crepuscolari si vergogneranno anche di essere definiti tali, di essere definiti poeti, ok? Spesso si definiranno appunto saltimbanchi, giullari, appunto personaggi che hanno come unico obiettivo il far divertire le persone. Tre sono le
diciamo, le opere in cui ciò è evidente. E nel 1906, Corazzini, che è uno dei grandi esponenti di questa corrente culturale, scriverà Desolazione del povero poeta sentimentale. Vedete anche il titolo: Desolazione del povero poeta sentimentale. Che cosa affermerà in questa poesia che poi leggeremo? Che appunto lui non si definisce un poeta, ma bensì un piccolo fanciullo che piange. E nel 1909 Palazzeschi, invece altro autore che affronterà e attraverserà diverse correnti letterarie del tempo, scriverà Chi sono? E scriverà proprio, si porrà anche proprio questa domanda nella poesia, Chi sono? E risponderà Il saltimbanco dell'anima mia, come affermavamo. Terzo esempio, 1911, Gozzano, altro grande rappresentante di questa corrente, scriverà La signora Felicita, ovvero la felicità, in cui, nella stessa poesia, scriverà Io mi vergogno di essere un poeta. Vedete, non si ha più l'ambizione a diventare poeti, non si vuole più essere riconosciuti come tali. Qui vediamo tre immagini dei tre protagonisti di questa corrente letteraria, anche se soltanto i primi due saranno pienamente definibili crepuscolari. Il terzo, come abbiamo visto, sarà anche in parte futurista, avrà altre tendenze. E Sergio Corazzini nella prima immagine scriverà Bando nel 1906, Gozzano scriverà nel 1907 La via del rifugio. Ma passiamo alla lettura della poesia di Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. Allora, cerchiamo di cogliere appunto in questa poesia alcuni elementi propri della poesia crepuscolare. Vi è nel componimento una tristezza rassegnata, un ripiegamento in se stesso del poeta, un senso dell'avvicinarsi della morte che sarà altra grande protagonista di questa poesia. Un desiderio di solitudine e di sofferenza, e in più vi è la tematica della malattia. Questi poeti purtroppo moriranno tutti molto giovani. La malattia si fa tema appunto stesso della scrittura, ok? Allora, leggiamolo insieme e cerchiamo di cogliere appunto questo distacco dal ruolo di poeta, insomma, questo non volersi riconoscere in questo ruolo. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Le mie tristezze sono povere, tristezze comuni. Le mie gioie furono semplici così, che se io dovessi confessarle a te, arrossirei. Oggi io penso a morire. Io voglio morire solamente perché sono stanco. Solamente perché i grandi angeli sulle vetrate delle cattedrali mi fanno tremare d'amore e d'angoscia. Solamente perché io sono oramai rassegnato come uno specchio, come un povero specchio melanconico. Vedi che io non sono un poeta, sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. Oh, non meravigliarti della mia tristezza e non domandarmi. Io non saprei dirti che parole così vane, Dio mio, così vane, che mi verrebbe di piangere come se fossi per morire. Le mie lacrime avrebbero l'aria di sgranare un rosario di tristezza davanti alla mia anima 7 volte dolente, ma io non sarei un poeta, sarei semplicemente un dolce e pensoso fanciullo cui avvenisse di pregare, così come canta e come dorme. Io mi comunico del silenzio quotidianamente, come di Gesù. E i sacerdoti del silenzio sono i rumori, poi che senza di essi io non avrei cercato e trovato il Dio. Questa notte ho dormito con le mani in croce, mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo dimenticato da tutti gli umani, povera, tenera preda del primo venuto, e desiderai di essere venduto, di essere battuto, di essere costretto a digiunare per potermi mettere a piangere tutto solo, disperatamente triste, in un angolo oscuro. Io amo la vita semplice delle cose. Quante passioni vidi sfogliarsi a poco, per ogni cosa che se ne andava, ma tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato. Oh, io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno, vedi come le cose. Non sono dunque un poeta. Io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita.
Io non so, Dio mio, che morire. Amen. Questa poesia, sicuramente non troppo allegra, però è emblematica appunto di tutta la corrente letteraria crepuscolare. Vi saluto.